Buongiorno a tutti, buongiorno Teleponte, buongiorno a casa, benvenuti alla nostra rubrica di cucina di Teleponte, la cucina sana. Oggi mi trovo da solo perché mi sono autoinvitato. Niente, oggi voglio un attimo farvi un anticipo di un pranzo veloce che potrebbe essere una grandissima sorpresa per il nostro amore. Quindi in questo caso potremmo fare un menù di San Valentino, visto che fra qualche giorno sarà San Valentino. Voglio presentarvi un menù molto semplice, veloce ma d'effetto, che colpirà appunto la nostra gente. Dobbiamo pensare che sarà qualcosa di particolare, ha un costo molto basso, però ricordarci sempre di rimanere alla nostra tradizione. Quindi ho pensato un piccolo antipasto che potrebbe essere dell'uno sgombro, che è un pesce azzurro, che è un pesce molto povero, dove farò vedere appunto come viene sfilettato e viene appunto spinato. Sono sicuri che non abbiamo nessuna spina, in modo molto, molto semplice, con una patata che la renderemo appunto rosa, che è patate, una barbabietola e un tocco di cacao, perché sai che sono abituato a dare sempre delle sensazioni o un tocco appunto a un piatto. Poi ho pensato un risotto molto simpatico, visto che la fragola è anche un simbolo di San Valentino. Un risotto con fragole, aneto oppure barba di finocchio, che in pratica viene sempre buttata, ma abbiamo scoperto comunque ha un bel profumo e lega molto bene con la fragola. E ci faremo appunto delle forme di formaggio per dare una sensazione, una cosa simpatica al nostro risotto, che sia a tema. Poi un'altra ho pensato dei crostacei che tutti quanti li mangiano, in questo caso sono dei gamberi rosa, che si possono mangiare sia crudi, ma noi li faremo gratinati, molto semplice, per aumentare la freschezza di questo piatto, è una cosa più simpatica. Ho pensato appunto di fare un finocchio, quindi vengono gratinati leggermente, siccome la cottura del gambero è diversa dal finocchio, quindi avremo il finocchio che è molto più croccante, invece il gambero viene cotto appunto giusto, e per dare una sensazione, una freschezza maggiore a questo piatto, che rende appunto simpatico, potremmo fare un'aria di arancia. E poi voglio riservare appunto una sorpresa con un dolce molto semplice. Troppo pasticceria è un mondo a sé della cucina, è chimica, è precisione, però posso farvi vedere che con pochi elementi riusciamo a creare una cosa sì, molto simpatica, è molto fresca, simpatica, e niente, con delle fragole e del cioccolato, che è anche un altro simbolo del nostro San Valentino. Niente, iniziamo con la cottura della patata, la barbabietola, perché ha un tempo maggiore, dove appunto servirà per fare il contorno a questo sgombro del pesce azzurro ricco di omega 3, come le alici, il tonno. Niente, prendiamo le nostre patate, abbiamo messo già una casseruola sul fuoco con un po' d'acqua, dove andremo appunto a cucinare le nostre patate e la nostra barbabietola. La barbabietola darà un sapore particolare alla nostra patata, perché la patata è un sapore naturale, cioè neutro, e quindi darà quel tocco di particolare al nostro piatto, è simpatico. E poi, siccome la barbabietola viene considerato come un ingrediente della cucina, è un colorante più che altro, perché se volessimo fare una cosa nera dobbiamo utilizzare il nero di seppia, il rosso è il pomodoro, il giallo il famoso zafferano da queste parti, il rosa potrebbe essere la barbabietola, l'arancione la carota e così via, il verde potrebbe essere spinaci, prezzemolo, basilico. Ok, peliamo le nostre patate, le tagliamo a pezze. Ok, alziamo un attimo il nostro fuoco, qui portiamo a ebollizione perché vogliamo appunto la cottura della nostra patata. La saliamo leggermente con un po' di sale grosso. Andiamo a affettare le nostre patate.
ecco qua. Poi metto che va la barbabietola, questa è una semplice barbabietola che trovate facilmente nei supermercati, è cotta già a vapore, quindi è già, ha già una cottura, però è croccante, dobbiamo un attimo cucinarla di più e per poterla appunto sfaldare. La tagliamo a pezzettini, ecco qua, iniziamo a cucinare in acqua bollente la barbabietola e la nostra patata. Così poi andremo a fare un semplice purè colorato che servirà appunto per fare il contorno alla nostra patata. Poi, come dicevo, dovremo fare un risotto con alle fragole. Non vi spaventate, ma si può creare. Infatti utilizzo a volte anche del limone al risotto, potrebbe essere anche della mela verde, che sono dei sapori un po' più particolari, che danno un'acidità al piatto e anche una dolcezza al risotto. Facciamo dell'acqua, in questo caso voglio che si senta appunto la fragola e l'aneto, la barba del finocchio, e quindi dobbiamo fare un'acqua calda, quindi bollente, per poter cucinare, per poter bagnare il nostro risotto. La andiamo a salare leggermente, ecco qua, e facciamo andare la nostra acqua. Il risotto si parte appunto con una casseruola, si fa un filo d'olio semplicemente, potremmo anche mettere, dopo andremo a mantecare appunto con del burro. Andiamo a ricavarci la nostra barbetta dal finocchio, che è la cosa che noi diciamo di solito buttiamo, ma ha un profumo molto delicato rispetto al finocchio e darà colore al nostro piatto, ecco qua. Mettiamo da parte, che andrà appunto messa agli ultimi minuti di cottura del nostro risotto. Poi, come dicevo prima, questo qua è il passiamo al pesce. Allora, questo è uno sgombro che ho fatto sfilettare appunto dal nostro pescivendolo. Questo qua è un filetto. Di solito vi spiego, i pesci come lo sgombro, rata, branzino hanno delle spine qui in questa la pancia, che andiamo a togliere con un semplice gesto, così, e poi le spine, la parte centrale, o con una pinza ci aiutiamo appunto a togliere tutte le spine, oppure possiamo incidere questa parte qua, dove la parte centrale, seguendo appunto le spine sia da un lato che dall'altro, ecco. Questa parte qua è la parte piena di spine del nostro pesce, quindi è sicuro che questo poi lo buttiamo. Il nostro pesce, abbiamo un pesce appunto spinato, spinato senza spine, è molto facile appunto da cucinare. Il pesce azzurro è un pesce molto pregiato secondo me, anche se è povero, perché è ricco di omega 3, di altre sostanze nutritive, non va stracotto, va leggermente cotto, possiamo farlo appunto al vapore, oppure anche io farò in modo che sarà fatto in forno a 160 gradi, quindi una cottura molto lenta, giusta, dove non deve stracuocere, deve essere cotto, arrivare appunto a 60 gradi all'interno del pesce. Lo possiamo già salare leggermente con un po' di sale iodato e andiamo a posizionare con la nostra teglietta, che appunto poi con un po' d'olio, e posizioniamo il nostro rombo, il nostro sgombro, ecco qua, vedete un attimo la forma che gli ho fatto. Quindi diamo un attimo questa forma, scusa che abbiamo tolto appunto le nostre spine centrali, abbiamo dato una forma di cuore, dove qua questo cuore verrà riempito appunto con le patate che abbiamo precedentemente pelato, stiamo cucinando in acqua bollente salata con della barbabietola, dove la barbabietola conferisce un sapore particolare alla patata e anche una colorazione giusta, quindi ci permette di dare un colore, una sensazione visiva molto bella al piatto.
quindi avremo anche questo colore bello brillante del blu dello sgombro, che appunto andremo a cucinare in forno a 160 gradi. Adesso passiamo, finiamo il pesce, ricordiamo poi abbiamo come secondo dei gamberi, che potrebbe essere o come secondo o come antipasto, e andiamo a sgusciare. L'importante è che manteniamo il primo anello e l'ultimo anello, così il nostro pesce è integro. Poi al centro c'è un filo dove appunto sono l'intestino del gambero, dove pizzichiamo leggermente e togliamo. Adesso vi faccio vedere l'altro, molto semplice. Togliamo i primi, dal secondo al penultimo anello del carapacio. Ecco. Qua c'è il nervo, c'è l'intestino, pizzicando se ne viene intero. Questa parte qua è piena di sabbia, e quindi lo togliamo. Il nostro gambero è pulito. Io nel frattempo che pulisco gli altri, ci vediamo tra un po'. Ben ritrovati signori, vi ho lasciato poco fa che stavo pulendo i gamberi. Adesso sto terminando appunto questa pulizia dei gamberi, dove andremo a fare, sarà il nostro secondo, molto simpatico, fresco, con un profumo appunto di finocchio che viene leggermente cotto al forno, quindi sono dei gamberi gratinati, dove può piacere a tutti quanti, a nostra metà del cuore, guarda, facile. Ok, i nostri gamberi abbiamo pulito. Va bene, adesso passiamo a gratinarli questi gamberi, però prima di gratinarli sistemiamo appunto su una teglietta. Adoro anche queste pentole perché oltre ad essere di vetroceramica, che ci permette appunto, poi vi faccio vedere nella cottura della barbabietola, della patata, che mantiene i colori, tutti i sapori all'interno della nostra pentola. Non abbiamo problemi appunto di che si attacca. Infatti farò vedere appunto il risotto, dove cucina appunto da solo il nostro risotto, senza stare sempre lì a girare e a stare molto attenti, e quindi così mi permette anche di facilitare il lavoro a casa, cioè il lavoro in cucina, e fare più piatti allo stesso tempo. Essendo di ghisa è una conduzione appunto omogenea, quindi posso va in forno anche. Infatti faccio anche l'arrosti, il rosolo in queste pentole, quindi che ossigeno appunto la carne o il pesce, e poi finisco la cottura in forno. Mettiamo i nostri gamberi sempre a forma di cuore. Ecco qua, ci siamo. Poi li andiamo a salare leggermente. Perfetto. E come dicevo, andiamo a fare un'insalatina sottile di finocchio. Quindi togliamo la parte. Adesso il finocchio in questo periodo si trova, utilizziamo sempre le nostre verdure di stagione, che è molto importante. Abbiamo tolto la prima foglia, anche la seconda, così prendiamo la parte più tenera del finocchio, la tagliamo a metà e andiamo appunto a fare una piccola julienne, si intende le piccole striscette. Poi abbiamo questa parte qui legnosa, che con un'incisione andiamo a toglierla, che è la parte più legnosa del finocchio, e prendiamo appunto il cuore del finocchio, la parte più tenue. Andiamo a fare questa piccola julienne, che sarà appunto il nostro contorno simpatico, fresco, per il nostro gambero. Se abbiamo una mandorlina riusciamo appunto a fare una julienne molto più sottile, però siccome sarà una cottura in forno, conviene un attimo farla in questo modo qua, dove abbiamo la struttura del finocchio e che nella cottura non si sfalda. Andiamo a salare leggermente il nostro finocchio, ecco qua, e andiamo a posizionare al centro dei nostri gamberi. È un'idea molto simpatica, potreste anche fare appunto un antipastino, o potrebbe essere anche un secondo.
come in questo caso. Perfetto, questi qua sono già pronti per la cottura in forno. Ricordo, dobbiamo fare i gratinati, un piatto molto semplice, gustoso. Abbiamo del pan grattato che è leggermente salato, che andrà appunto a dare croccantezza maggiore al nostro piatto, che andremo appunto a gratinare in forno. Un filo d'olio, poco, perché preferisco che lo mettiamo quell'altro, un altro po' a fine cottura, quindi conviene sempre utilizzare l'olio a crudo. Ok, poi mettiamo in forno. Forno a 180 gradi. E passiamo alla grattatura. Adesso possiamo iniziare a fare il risotto. Il risotto, abbiamo detto, mettiamo una pentola bollente con del sale, che appunto servirà per poter cucinare il nostro risotto. La facciamo con acqua e sale oppure con un brodo molto leggero. Il brodo viene fatto con carote, sedano e pochissima cipolla, però lo voglio appunto rendere ancora più naturale, dove abbiamo la presenza del finocchietto e della fragola, e appunto poi verrà mantecato con un po' di parmigiano e dei cuori appunto di parmigiano per rimanere appunto nel nostro tema. Abbiamo messo un filo d'olio, andiamo a inserire il nostro risotto in una casseruola. Perfetto. Tostare. Tostare cosa vuol dire? Tostare è far riscaldare appunto una pentola con una sostanza grassa. Alcuni chef fanno una tostatura a secco, quindi senza la parte grassa. Quindi prima tostano, vuol dire riscaldare il riso affinché il chicco si chiude e non caccia appunto in cottura il nostro amido. Poi giriamo leggermente il nostro riso e il segreto è per vedere che se abbiamo fatto una buona tostatura. Non dobbiamo appunto bruciare il nostro riso, dobbiamo controllarlo dopo un po', sempre girando, tastando leggermente al chicco e sentire se è caldo. Quando è caldo è tostato. Lì poi dopo possiamo sfumare con del vino. La sostanza alcolica serve per preservare appunto i nostri sapori, che andiamo a inserire in un secondo momento, che può essere di funghi, può essere di pesce, qualsiasi tipo di cosa che si va a fare. Però in questo caso io preferisco rimanere ancora molto più leggero, quindi no, è un riso con fragole, aneto e parmigiano, però fatto a mo' di risotto. Quindi utilizzo la tecnica risotto, però non lo sfumo. Ok, il nostro riso è quasi caldo, quindi è ben tostato. Ancora un altro po'. Ricordiamoci di non fare l'acqua sempre troppo salata, come se dovessimo cucinare la pasta, perché siccome l'acqua poi considerate che va a ridurre, quindi aumenta la sapidità del risotto. Quindi conviene sempre partire con il giusto sale, sempre tenendosi un attimo indietro con il sale, e poi poter aggiustare appunto il risotto verso gli ultimi minuti della cottura del risotto. Ok, il nostro risotto è tostato, abbiamo dell'acqua bollente leggermente salata e andiamo a iniziare la cottura del risotto. Io ho utilizzato un risotto, un Carnaroli, è un Carnaroli invecchiato un anno, proprio per avere appunto un sapore ancora più accentuato. È un biologico. Ricordiamo, facciamo delle piccole ricerche per utilizzare appunto la materia giusta, perché stiamo attenti appunto alla nostra salute, dipende anche la nostra salute anche da ciò che noi mangiamo. Quindi facciamo una ricerca giusta di prodotti di chilometro zero. E con degli utensili giusti riusciamo a continuare questa filosofia nell'attenzione di una cucina molto più sana. Il risotto è andato, calcolando il risotto Carnaroli cucina di solito 18 minuti, quindi noi già a 16 minuti lo togliamo dal fuoco e va fatto riposare affinché i sapori appunto si stabilizzino nel nostro risotto, e poi inizia la mantecatura. Abbiamo detto che va con un po' di aneto o barba di finocchio, ciò che noi buttiamo sempre.
andiamo a fare un piccolo trito dove metteremo all'inizio proprio per dare il profumo al nostro risotto e poi il restante della barba del finocchio la inseriamo all'ultimo secondo, anche le fragole, che si deve sentire appunto quella croccantezza e la fragola e scarica quella dolcezza, quell'aspro che lega molto bene con la barba del finocchio. Ok, è andato. Ricordiamo, in forno abbiamo i nostri gamberi. Abbiamo messo qui in cottura la nostra patata con la barbabietola e controlliamo. Ok, la patata deve cucinare per potersi sfaldare. Perfetto. A questo punto, che la nostra patata è già cotta, la possiamo scolare. Ok. Quindi per avere un risultato maggiore possiamo o frullarla, quindi abbiamo una colorazione un po' più intensa, oppure con questa colorazione chiaro di questa patata. Quindi andiamo a schiacciare la nostra patata con le nostre barbabietole che abbiamo fatto prima, cotte insieme, per dare appunto una colorazione. Schiacciamo con una semplice schiumarola o con una forchetta. E ricordiamo, questa acqua qua è molto preziosa per poter decidere la densità della nostra crema. Ok, una volta che il risotto ha preso il bollore, abbassiamo leggermente, quindi va cotto, deve sobbollire, coperto sempre con il filo d'acqua. Adesso sto schiacciando le nostre patate con le barbabietole, dove va appunto la barbabietola a colorare e a conferire un sapore particolare a questa nostra patata. È molto, anche molto simpatico lasciare appunto dei pezzi di barbabietola. Quindi abbiamo cotto le patate con acqua e sale e basta, in modo molto semplice, dove appunto si esalta il sapore della patata con senza grassi. Quindi sarà molto digeribile, sano, leggero. Ok, ci siamo. Metto ancora un po' d'acqua, perché è abbastanza denso. Ok, adesso vi faccio vedere velocemente. Tolgo questa. Ok, non so, ok, queste qua sono delle patate cotte appunto con del sale e acqua. La nostra barbabietola ha dato quel colore, vedete il colore come è rimasto integro. Assaggiamo di sale. Ok, manca un po' di sale. Ok, niente, nell'attesa che riposa un po' la patata, ci vediamo fra qualche istante. Ok, ben ritrovati, signore. Niente, siamo lasciati con la nostra patata, che qui era cotta con l'acqua e sale. L'ho schiacciata con una forchetta o con un passapatate. Se volete una colorazione più omogenea, non bisogna frullarla, però attenzione che andiamo appunto a dare corda alla patata, perché è ricca di amido. Cioè, schiacciando rimane bella morbida e non collosa. Ok, adesso andiamo, ricordiamo che va con il nostro sgombro, che abbiamo fatto sfilettare il nostro pescivendolo, visto che adesso i nostri pescivendoli ci fanno questo servizio qua. Abbiamo messo una teglietta, la cottura non deve essere troppo, perché il pesce azzurro va cotto al punto giusto e non stracotto, se no si va a perdere tutti i sapori, tutte le nostre sostanze nutritive. La patata è già cotta, quindi è giusto che la patata si diventa gratinata, croccante sopra, e il nostro pesce è umido al punto giusto. Andiamo a farcire il nostro cuore in questo senso qua. Se abbiamo una sacca poche, sarebbe quella sacca da pasticcere, la possiamo inserire nel nostro
nel nostro cuore, dando appunto una forma ancora un po' più precisa, però anche così, se siete bravi con la sacca a poche, possiamo dare un cuore bello rosso al nostro pesce. Fatto, ci mettiamo un po' di pan grattato perché dà ancora un po' di croccante a questo piatto. Volendo possiamo fare anche delle mandorle croccanti sopra. E adesso passiamo alla cottura. Mettiamo in forno, abbassiamo il nostro forno a 160 gradi. Ricordiamo che abbiamo messo i nostri gamberi a gratinare con del finocchio, quindi abbiamo il finocchio croccante che dà croccantezza a questo piatto. Il crostaceo è bello burroso, appunto giusto. Perfetto, adesso ricordiamo, per dare una freschezza maggiore a questo piatto, voglio un attimo fare una cosa un po' più simpatica, quindi dell'aria di arancia. Che cosa vuol dire aria? In pratica prendere un succo di arancia. Cerchiamo di fare un succo di arancia, quindi prendiamo la nostra arancia, bella ricca di vitamina C, che dà appunto dolcezza e acidità a questo piatto, perché dobbiamo un attimo, per dare una sensazione a un piatto, bisogna equilibrare appunto l'acidità e la dolcezza dei nostri cibi. Andiamo a tagliare, in questo caso è una sanguinella, molto meglio. Andiamo a spremere il nostro succo. Io per fare dell'aria ci ho messo un po' di lecitina di soia, che è una sostanza, cioè una proteina che ci permette, che si utilizza per fare appunto, per abbassare appunto il colesterolo, però in cucina è molto utile per poter, andando a frustare il nostro liquido, ci mantiene appunto la schiuma bella, bella compatta. Frustiamo la nostra arancia. Ok, ci siamo. Ricordiamoci il nostro risotto, io non sto girando perché non si attacca, ci metto sempre un po' d'acqua per poter tenerla a filo. Adesso impiattiamo i nostri gamberi che abbiamo cotto. Ok, ci siamo qua, va bene, prendiamo un cucchiaio, andiamo a impiattare il nostro cuore di gambero. Questo potrebbe essere un piatto. Uno potrebbe essere un antipasto come porzione, oppure tre come secondo, oppure come piatto di portata al centro, e ce lo gustiamo appunto con il nostro partner. Andiamo a inserire la nostra schiumetta di arancia, che darà colore, oltre al colore, ma più che altro è un sapore di questa acidità appunto al piatto. Che ci siamo, fatto i nostri gamberi gratinati con finocchio e aria di arancia rossa sanguinella. Come vi accennavo prima, avevo una sorpresa per fare il dolce, che iniziamo un attimo a preparare nel frattempo che cucina il nostro sgombro in forno, e il nostro risotto che sta andando. Perfetto. Vi accennavo che ho delle fragole e cioccolata, molto semplice, però voglio dare un qualcosa di più simpatico a questo dolce, che è facilissimo a preparare. Adesso vi spiego. Con l'ausilio di queste casseruole riusciamo a controllare quando si scioglie il cioccolato. Non attaccherà, non si brucerà, perché scioglie in modo omogeneo. Andiamo a inserire il nostro cioccolato nella nostra casseruola.
a fuoco lento. Ok, ci siamo, sta andando. Le nostre fragole che abbiamo lavato precedentemente, però voglio dare ancora una sensazione diversa. Vorrei fare una ricottina simpatica, molto particolare, che lega bene sia col cioccolato che con appunto le nostre fragole, con un moscato. È ovvio, vengo dalla Puglia e ho portato il mio moscato di Trani. Troppo, è più forte di me, cerco sempre di valorizzare il mio paese, la mia origine. Prendiamo la ricottina, ci mettiamo il nostro moscato. Il moscato sarebbe un'uva appassita, quindi appassendo aumenta appunto si concentrano gli zuccheri e anche quando si va a vinificare c'è una parte alcolica, quindi è un buon passito, assomiglia a un passito, cioè un buon passito, è ottimo sui nostri dolci. Andiamo a mettere dello zucchero. Ok, andiamo a snervare la nostra ricotta con un cucchiaio, con il nostro moscato. Quindi avremo questa ricottina bella dolce che appunto viene spezzata con il nostro moscato. Se dovessimo fare appunto questo piatto ai nostri bimbi, il moscato, siccome è alcolico, dobbiamo fare appunto in una casseruola piccolina, un pentolino. Mettere il moscato con un po' di zucchero, quindi riscaldandolo, abbiamo appunto una abbiamo una un, cioè la parte alcolica evapora, rimane solamente il profumo della nostra ricotta, del nostro moscato. Ok, il nostro cioccolato sta sciogliendo bene nella nostra casseruola. È molto facile sciogliere il cioccolato. Questo è un grande dolce che fa mio carissimo amico e che nella semplicità dà una sensazione a questo dolce. Che a volte abbiamo sempre problemi a sciogliere il cioccolato a casa, il microonde brucia, a bagnomaria va una goccia d'acqua e appunto, roviniamo il nostro cioccolato, perché il cioccolato soffre appunto le alte temperature e anche l'umidità, l'acqua, e quindi poi non è più buono per poter fare preparazioni di pasticceria. Il nostro cioccolato è sciolto. Mi sta andando. Cosa simpatica. Mettiamo nel nostro in questa coppa Martini questa ricotta che servirà appunto per poter dare quella morbidezza, quella dolcezza alla fragola. Quindi avremo qua una parte dolce, una parte croccante che sarebbe il cioccolato e la fragola, però abbiamo la fragola che è un po' più aspra e il cioccolato è amaro, quindi questo connubio, questa esplosione di sapori, di sensazioni, rende questo dolce così semplice ma particolare. Il nostro cioccolato si è sciolto, vedete non si è attaccato per niente, è asciutto al punto giusto. Rimasto lucido perché la parte grassa con il cacao non si è slegata, perché si è avuto appunto si è sciolto in modo omogeneo grazie alla nostra ghisa. Guardate, perfetto. Andiamo a intingere le nostre fragole e inseriamo nella nostra coppetta. Molto semplice, fresco, simpatico. Ok. Il nostro sgombro sta cucinando, il nostro risotto sta andando, sarà quasi cotto perché sono passati il giusto tempo, quindi il tempo che. Ok. Facciamo riposare, ci vediamo fra qualche istante. Signori, allora, eravamo rimasti con che il riso è cotto, lo stavamo un attimo lasciando fuori dal fuoco per poterlo farlo riposare, quindi spegniamo.
Niente, ho detto che c'era delle fragole, aneto o barba di finocchio. Andiamo a fare un piccolo trito di questa barba. Se riusciamo a trovare il finocchio selvatico, tanto di guadagnato, che ha un sapore ancora più particolare, più intenso. Facciamo un piccolo trito. Ricordiamoci di usare sempre un coltello affilato. Non avete paura dei coltelli affilati, perché sono più sicuri i coltelli affilati che non quelli non affilati. Tutte le erbette vanno tagliate con un coltello affilato e non perché sennò vengono pestate e cacciano appunto tutte le sostanze, gli oli, e quindi diventano una poltiglia. Andiamo a fare una dadolata di fragole, togliamo la testa. Queste sono delle fragole, che sono le prime fragole. Lo so che non è giusto, però è San Valentino e ci sta in questa occasione. Ci possiamo concedere questa frutta. Andiamo a fare una dadolata che andremo a inserire nel nostro risotto. È molto facile questo risotto qua. Il risotto l'ho cotto con una semplice acqua e sale, proprio affinché si senta appunto il sapore della fragola e del nostro aneto o barba di finocchio o finocchietto selvatico, fate un po' voi, e lo andiamo a mantecare con un formaggio che è un parmigiano reggiano. Possiamo anche azzardare con un canestrato, quindi inseriamo le nostre fragole, il nostro risotto, e ci siamo. Abbiamo messo della barba, di finocchio, dell'aneto, fragole. Adesso facciamo una cosa simpatica. Andiamo a ricavare delle fette sottili dove incide con uno stampino o con un coltello incidiamo una forma, che sarà appunto una cosa più simpatica. Questo uscirà in modo più preciso se abbiamo uno stampino. E siccome voi signori a casa adesso fate anche il cake design, sarete molto brave, quindi avete molte attrezzature per fare questi cuoricini. Io cerco di farli a mano. Non sono che. L'importante, sappiamo che non bisogna seguire mai la ricetta, ma seguire sempre il nostro cuore, perché la cucina è fatta di amore e non di tecnica, che non bisogna capire la cucina, bisogna solamente amare e provare tutto. Quindi questo pranzo o questa cena potrebbe essere anche uno spunto a voi ragazzi maschietti, che a volte le femminucce ci insultano che non sappiamo cucinare. Con questi piatti che sono molto semplici riusciamo a sorprendere per una volta la nostra ragazza o la nostra moglie. Il nostro risotto lo abbiamo fatto riposare quel minuto, 2 minuti, affinché stabilizzino i profumi. La nostra fragola inizia a dare un profumo al nostro risotto. Detto che possiamo, lo mantechiamo con una noce di burro e del parmigiano reggiano stagionato. Perfetto. Mantecare vuol dire a fuoco spento mettiamo sostanza grassa che potrebbe essere dell'olio o del burro e del formaggio. Andiamo a mantecare, quindi giriamo un attimo in modo energicamente. Questa operazione ci aiuta, cioè con questa pentola che è in ghisa, che è di vetro all'interno, è una porcellana, dove appunto non ho attaccato nessun chicco. Infatti avete visto che non ho aggiunto per niente il nostro risotto. Avendo una siccome mantiene caldo e quindi ci permette di avere una mantecatura,
in modo giusta, precisa. Infatti li uso molto spesso queste pentole nel mio ristorante, quando faccio risotti, anche cotture prolungate, proprio per preservare i propri sapori, i profumi e i colori dei nostri alimenti. Fatto. Andiamo un attimo a impiattare il nostro risotto. Prendiamo un piatto piano. Inseriamo al centro il nostro risotto. Vedete, è cremoso, si sente il profumo della fragola, avremo la consistenza della fragola che è croccante. Mettiamo un po' sotto, andiamo a inserire i nostri cuori di formaggio di grana padano. Se vogliamo possiamo dare ancora una sensazione a questo piatto con una spolverata di pepe, quindi quella parte un po' piccante che ci sta, sempre non esagerare tantissimo, e il nostro risotto è pronto. Una cosa molto facile, fresca, un'idea appunto particolare, per appunto sorprendere la nostra compagna o il nostro compagno. Ricordiamo che in forno abbiamo il nostro sgombro. Ok, tecnica per capire se il sgombro è cotto. Io utilizzo il termometro proprio perché è un po' più preciso, però a casa possiamo appunto evitare tastando leggermente il nostro pesce. Si deve sfaldare al punto giusto, quindi quando si sfalda poi rimane sempre compatto e cotto al punto giusto. Lo impiattiamo, questo potrebbe essere, ricordiamo, o un secondo o un semplice antipasto con una dimensione un po' più piccola. Quindi mettiamo il nostro pesce che abbiamo cotto a 160 gradi, così. E ricordo che volevo dare appunto una sensazione al nostro piatto con della spolverata di cacao amaro che va a pulire un po' il palato perché lo sgombro è un po' più grasso e dà quella sensazione di amaro alla patata e alla barbabietola che hanno un profumo molto intenso di terra. Ecco qua, li mettiamo in ordine, potrebbe essere antipasto, il nostro primo, il nostro secondo e il nostro dolcetto. Pochissimo tempo, un costo di questo piatto, di questo menù, si aggira intorno ai 10 euro per persona, perché abbiamo degli ottimi gamberi freschi, dello sgombro che è un pesce azzurro, un risotto con delle fragole e grana. Quindi partiamo da questo antipasto che è una cosa simpatica, è molto semplice, poi andiamo a complicare un attimo la sensazione, a stupire l'altra persona con questo risotto con delle fragole e quel profumo di barba di finocchio o aneto o finocchietto selvatico se siete fortunati a trovarlo. E poi con del mantecato con del parmigiano reggiano di stagionato 24 mesi, facendo anche dei cuori di parmigiano e mettendo un po' di pepe nero a parte. Qui andiamo un attimo a speziare, a dare quel tocco di piccante al nostro risotto. Poi per finire abbiamo dei gamberi a forma di cuore, quindi mettendoli appunto a forma di cuore. All'interno abbiamo fatto un'insalatina di finocchio, visto che è un ottimo periodo del finocchio adesso, però abbiamo il finocchio croccante perché non è cotto, è semplicemente leggermente gratinato, quindi abbiamo questa insalatina croccante, allo stesso tempo morbida perché appunto si è appassita un po' in forno, con la cottura precisa del gambero, quindi gratinato, pochi minuti in forno a 180 gradi, perché la cottura del crostaceo, come anche il tonno, il pesce spada, va semplicemente scottato, perché fuori deve essere cotto, all'interno crudo. In questo caso il gambero deve rimanere burroso e non, se andiamo a stracuocerlo abbiamo appunto una chewing gum molto duro e non è al gusto, è molto, molto morbido, cioè croccante ed ha perso tutti i sapori. Per finire abbiamo messo anche un'aria di arancia
sono riuscito a trovare appunto l'arancia sanguinella, che è un'arancia un po' più rossa, quindi dà ancora quel colore, quel tocco al nostro piatto. Però oltre al tocco visivo è importante anche il tocco, appunto, cioè il sapore, perché dà acidità a questo piatto, che va in contrasto con la parte burrosa del gambero e del finocchio. E per finire l'ultima sorpresa è una sorta delle fragole passate nel nostro cioccolato extra fondente, e qui sotto abbiamo una ricottina dove abbiamo un'esplosione di moscato di Trani. Questo è il mio menù molto, molto simpatico da proporre appunto per San Valentino. Grazie di avermi ascoltato e invitato in questa trasmissione. Alla prossima. Buona giornata.